l'associazione Famezza Intesa, per celebrare i suoi 50 anni di vita, ricorda Guido Vancini, suo fondatore e guida dalla nascita dell'associazione fino alla scomparsa del professor Vancini, avvenuta qualche mese fa. Famezza Intesa, forse più conosciuta attraverso il quadrimestrale di informazioni che il prof Vancini curava direttamente e dove, da quelle pagine, per decenni ha raccontato Cento con le sue mille sfaccettature e sfumature. Tanta storia non poteva che essere ospitata dove la storia si respira da secoli, e cioè nel Palazzo della Partecipanza Agraria di Cento, dove è stata allestita una mostra con materiale storico che riguarda Cento e l'associazione nei suoi 50 anni di vita, gelosamente conservati dal professor Vancini. Ora gli eredi vogliono che questo materiale sia a disposizione della città che Vancini amava tanto. La mostra è stata presentata nel suggestivo giardino interno del Palazzo dell'Antico Ente Agrario da Maurizio Vancini, figlio di Guido e suo stretto collaboratore alla guida del periodico, dal professor Giuseppe Sitta, storico e grande amico di Vancini, dal presidente dell'associazione Famezza Intesa, Luciana Orsini, dal vicepresidente della partecipanza agraria, Sandro Balboni, e dal sindaco di Cento, dottor Piero Lodi, che ha dato il patrocinio all'avvenimento come amministrazione comunale centese. E con il contributo della Cassa di Risparmio di Cento e della Fondazione Caricento. La mostra rimarrà aperta dal 29 agosto al 13 settembre nei seguenti orari: dal 30 agosto ore 10, 12.30 e 18.21, dal 31 agosto al 4 settembre ore 10, 12.30 e 18.21, dal 9 settembre al 12 settembre dalle ore 10 alle ore 12.30 e 18.19.30, il 13 settembre dalle ore 10, 12.30 e 16.30. Guido Vancini, un uomo per la sua città.